Allora, ciao ragazze, oggi volevo farvi vedere questo look. È molto colorato, c'è cioè l'arancione, il verde e il rosa. Allora, spero che vi piaccia e iniziamo. Allora, applico la mia base, il Too Faced Shadow Insurance. La metto su tutto l'occhio. Mentre sotto, come base, vado a mettere una matita bianca. Io uso questa parte della 2-in-1 Casual Pencil dell'Essence, questa qui. Così. Con un pennello piatto vado a prendere l'arancione, questo è il 75 della Kiko, bellissimo colore, e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Arrivando fino, diciamo, alla piega dell'occhio. Non vado più su però. Metto anche nell'angolo interno e lo porto leggermente qui sopra. Ma proprio pezzetto. Ok, adesso prendo questo verde, che è un verde con dei riflessi dorati, è della Bizarre, è il 953 Green, e lo vado a prendere con questo pennellino, sempre di nero, questo qui è sempre della Kiko, il solito. Lo vado a prendere e lo metto nell'angolo esterno, quindi qui, e poi lo inizio a portare verso su, ricollegandolo all'arancione che ho messo qui sopra. Inizio a dare una specie di forma. Ok, con un pennello per sfumare sfumo il colore verso su. Adesso, sempre con questo pennellino con cui ho messo il verde, prendo il nero, un nero matte, io uso quello della Essence al solito, che ho ridotto in condizioni pietose ieri per fare uno smalto, quindi non ve lo faccio vedere, e lo vado a mettere qui nell'angolo esterno. Tolgo il prodotto in eccesso e inizio a sfumare questo qui. Sempre il pennello per sfumare, amalgamo bene i colori. Riprendo con questo pennellino sempre un po' di verde e lo vado a rimettere un po' qui sopra. Ok, adesso prendo il fucsia, sempre della Kiko, questo è il 76, e con un pennellino angolato, eccolo, lo vado a mettere, io l'ho bagnato leggermente con un po' d'acqua. Bagnandolo leggermente lo vado ad applicare sotto l'occhio, partendo dall'angolo interno, diciamo dove abbiamo messo prima la matita bianca. Arrivo fino a qui giù. Lo tampono più che altro, insistendo bene nell'angolo interno dove vogliamo più luce e anche qui verso l'esterno. Ok, prendo il mio eyeliner,
Io uso questo qui della Essence, Black Mania, il solito, e faccio una bella riga, abbastanza spessa. Questo non mi verrà mai uguale. Però vabbè, ci proviamo. No, mi sono sporcata. Vabbè, dopo ripuliamo tutto perché ho le mani piene di nero, guardate la mano, vabbè. Io se non faccio casino non sono contenta. Faccio la mia linguetta lì fuori e poi lo porto anche. Porto leggermente anche sotto, ma proprio un pochino. Giusto per non far vedere troppo lo stacco tra il rosa e il nero, quindi. Ok, all'interno dell'occhio, sempre con il mio pennellino angolato, vado a mettere il mio eyeliner in gel nero, il solito della Smashbox, che devo dire che in questo periodo non mi sta piacendo molto, veramente, non so perché, mi sembra troppo appiccicoso, è un po' complicato da stendere. Dentro l'occhio viene tutto il giorno, cioè io lo metto la mattina e quando torno a casa ancora ce l'ho. Ok, metto il mascara, metto sempre questo qui della Essence, che di qua anche non ho messo. Sopra e sotto. Infatti casi i capelli oggi, vabbè. Ok, sulle guance metto il blush questo qui della Kiko, che è lo 03 Nude Rose, quello abbastanza naturale. Vado a mettere il mio pennellino angolato, il pennello angolato. Mi sono riuscita a far arrivare il nero dappertutto, ma sono un genio proprio. Mentre per le labbra, naturalmente non l'ho preso, arrivo subito. Eccomi, uso il mio gloss della Kiko, rosa. Io amo questo colore. Ok ragazzi, il look è finito, spero vi piaccia e al prossimo video. Un bacio!